Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora. Come sempre, oggi lunedì, abbiamo ricominciato la settimana lavorativa, però mi ritaglio sempre un piccolo spazio per i miei amati video, che ovviamente dedico a tutti voi che continuate a seguirmi con grande affetto. E per questo ancora una volta vi ringrazio. Oggi è arrivato il turno di parlarvi, sto recuperando un po' le letture, diciamo, arretrate, ma sono quasi, diciamo, quasi, ho quasi chiuso il cerchio delle letture, diciamo, relative ai fumetti acquistati durante il periodo delle vacanze, almeno di quelli di cui continuerò a fare video. Altri non riesco a leggerli proprio, quindi dovrò abbandonare per quanto riguarda i video. Comunque, veniamo al dunque e a parlarvi quindi di quest'album, che è uno dei miei preferiti, ve l'ho sempre detto. Del momento trattasi di una ristampa, la ristampa integrale a colori cronologica ed è La storia del West di Gino D'Antonio, come ho sempre detto nei precedenti video, secondo me la migliore, diciamo, rappresentazione a fumetti dell'epopea western di tutti i tempi, secondo me. Questa qua, specialmente in questa nuova edizione, praticamente ricolorata, insomma, in maniera sontuosa, oserei dire, che a me sta a piacere, grazie ovviamente alla collaborazione, ribadisco, della Sergio Boneditore di Effedizione, due case editrici che specialmente la Effedizione, che stanno spendendo parecchio per quanto riguarda le ristampe, vedi il grande Black, Capitan Mickey, eccetera. Si spera in qualche altra ristampa, cari amici della Effedizione. Io ne butto una a caso, quella a cui terrei molto, e cioè il comandante Mark. Però, diciamo, mi pare di capire che è difficile, ma noi tutti ci speriamo. Comunque, veniamo alla storia del West. Storia del West a colori. Permettetemi, come al solito, di inforcare i miei soliti occhiali. Vediamo qui, siamo arrivati al numero 6, il numero 6, il cui titolo è Comancheros. Bellissima cover, la solita costina, anche questa molto bella, e la quarta di copertina con l'anticipazione del prossimo numero, il cui titolo sarà Soldati di Ventura. Ecco qua. Ancora una volta devo elogiare, diciamo, il fatto, cioè la parte grafica di questa nuova ristampa. E adesso vi mostrerò anche la prova, diciamo, la prova provata di quello che dico. Osservate questa cover. Io già quando l'avevo presa, forse diciamo quando avevo fatto il riepilogo degli acquisti, avevo detto che mi era sembrata rifatta la colorazione di questa cosa, e ve lo posso dimostrare perché io posseggo, a parte che, come non so, avete potuto vedere giù in Sicilia, c'ho gli albi originali in bianco e nero della prima ristampa di Storia del West, e poi successivamente avevo acquistato l'intera serie Storia del West sotto il titolo Selvaggio West, edita da Hobby & Work. E guardate qui. Guardate la differenza fra le due cover. Guardate questa, molto grezza, diciamo, che si rifaceva all'originale, e questa riveduta e corretta con la nuova colorazione di questa nuova bellissima ristampa a colori. Quindi, come potete vedere, io non posso fare a meno di dire, anche se posseggo l'intera, ce l'ho già due volte, una in bianco e nero, adesso è quella di Selvaggio West di Hobby & Work, tutti i 75 numeri, ma ragazzi, non posso far niente, questa qui è veramente bellissima, io la devo avere a tutti i costi. Rinuncio a tanti altri fumetti che non mi interessano, che neanche leggevo, ma questa qui la devo avere, perché è veramente molto bella. Veniamo, diciamo, all'albo in questione. Come sempre, il soggetto e la sceneggiatura sono del grande Gino D'Antonio, e i disegni abbiamo, diciamo, l'entrata in scena di un disegnatore che a me al suo tempo piaceva tantissimo, cioè Sergio Tarquinio. I colori,
I colori molto belli sono di Flavio e Francesco Chiumento. Ecco, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Praticamente nella seconda di copertina abbiamo la solita rubrica in cui, sempre di Gino D'Antonio, che non è stata scritta appositamente per quest'album, ma è tratta, come dice qui, da un testo scritto da Gino De Antonio nel 2003, per quanto riguarda per la riedizione dell'intera saga. Quindi sono passati 16 anni da questo testo, dalla stesura di questo testo. Comunque, è molto che io vi consiglio di leggere, perché vi parla in particolare della storia, della nascita, dell'evoluzione del corpo dei Texas Rangers, i famosi Texas Rangers, di cui poi faceva parte anche il nostro amato Tex Willer, ecco qua. In pratica, in questa storia, Pat McDonald, diciamo, siccome si rende conto di non riuscire da solo a proteggere in qualche maniera i territori del giovane Texas, si arruola nel corpo dei Texas Rangers, con il compito particolare di contrastare i Pelle Rosse, i Comanci che razziano le fattorie, e nonché i Comancheros, che sono trafficanti messicani per lo più, che riforniscono gli stessi Comanci di armi, insomma, vendendogliele ovviamente a scopo di lucro. Pat, nel corso di questa sua missione, si infiltra in una delle tante gang e conosce e viene a conoscenza. Praticamente si viene a conoscere così un mondo veramente spietato, ma nello stesso tempo affascinante. Così come è spietato e affascinante, Regina Duarte, la temuta capobanda, della quale, Pat si innamorerà. Io, francamente, a me piacciono queste vicende in cui si interseca l'avventura, le storie d'amore, perché sono più realistiche, hanno a che fare con la realtà. Queste storie in cui praticamente si vedono solo uomini che sparano, che uccidono. Per questo mi piace tanto il nuovo Tex Willer, perché si intersecano queste vicende anche che hanno a che fare con il mondo femminile, perché nella realtà non può, ciò non accadere. Ecco. Detto questo, ovviamente, la cosa che mi ha colpito, intanto vi comincio a mostrare qualche tavola a partire dalla prima, così potrete, diciamo, riconoscere e ammirare, per chi non l'avesse già visto, i disegni particolari di Sergio Tarquinio, che aveva un tratto del tutto personale. Ve ne accorgerete in particolare per quanto riguarda la rappresentazione che ha Tarquinio dei cavalli, una rappresentazione tutta particolare che nel corso dell'opera si evolverà in una maniera del tutto personalissima, ecco, però che a me è sempre piaciuta. Ecco qui, andiamo avanti con qualche tavola in cui si avrà, diciamo, ci saranno questi scontri con i Comanci, in particolare con un guerriero Comanci soprannominato Charro, che sarà una spina nel fianco per la maggior parte di questa avventura per quanto riguarda nei confronti di Pat, del suo amico, che un altro, diciamo, ranger, che a sua volta si innamorerà di un'altra bellissima donna. Io vi mostro, diciamo, continuo a mostrarvi alcune belle immagini del caso, anche di questa coppia che resterà stabile, diciamo, fino alla fine della storia e anche oltre. Mentre per quanto riguarda Pat, diciamo, che si infiltrerà in questa banda di Comancheros,
verrà, diciamo, entrerà a stretta conoscenza con questa regina Duarte che io vi mostro, una bellissima mora, una bellissima mora. E i due si innamoreranno, diciamo quasi perdutamente, ma purtroppo le loro strade sono destinate a dividersi in quanto Pat è un Rangers, è un Ranger del Texas, mentre Regina è una, diciamo, una spietata, anche se affascinante, capobanda, che però alla fine, diciamo, propenderà, come dire, cioè, avrà la meglio in lei l'amore per Pat piuttosto che i suoi interessi, diciamo, criminali, anche se poi alla fine le loro strade saranno destinate inevitabilmente a dividersi. La cosa che mi ha colpito di questo personaggio di Regina, io dopo tanti anni facevo fatica anche a ricordarmene, ma adesso proprio mi ha proprio, diciamo, colpito in maniera particolare, cioè me ne sono accorto in maniera precisa, che il personaggio di Regina Duarte è praticamente una rappresentazione fumettistica della protagonista femminile dell'omonimo film Comancheros, interpretato dal mitico John Wayne, dove praticamente all'interno di questa banda di Comancheros c'è proprio, diciamo, questa capobanda che è identica praticamente, ovviamente, alla regina del fumetto. Credo che sia stato in qualche maniera, diciamo, cioè che gli autori si siano in qualche maniera, diciamo, abbiano fatto in qualche maniera riferimento proprio a questo film. Credo, suppongo, perché la somiglianza è particolare, insomma, sono praticamente. Non dico due gocce d'acqua, ma quasi, ecco, vedete qui, Regina che ormai è perdutamente innamorata di Pat, anche se lo conosce sotto mentite spoglie, però alla fine, lei stessa, diciamo, per amore di Pat, tradirà, diciamo, i suoi stessi accoliti. L'amore, spesso, come è giusto che sia, spesso trionfa. Diciamo che a volte anche contro, diciamo, la logica, la razionalità, quando c'è di mezzo, diciamo, l'amore, tutto il resto va a farsi benedire. Certo, bisogna avere la fortuna di vivere storie del genere, non è cosa di tutti. Alla fine Pat addirittura, proprio in seguito al fatto che lascerà andare via la sua amata, nonostante lui sia un ranger, si aiuteranno a vicenda, diciamo, però lui alla fine lascerà il corpo dei Texas Ranger in quanto il compito principale di un Ranger dovrebbe essere quello, prima di tutto, di come dire, di anteporre il dovere a tutto il resto, cosa che Pat in particolare in questa storia non ha fatto. E quindi, essendo lui un integerrimo cavaliere del tempo che fu, abbandona il corpo del Ranger e decide di dirigersi verso, probabilmente, come dice lui, verso la California. E da qui continuano, iniziano in qualche maniera, e continuano le vicissitudini di Pat McDonald e della sua futura famiglia, con tutti gli sviluppi del caso, che ci accompagnerà per tutti, diciamo, questa storia, questa saga familiare ci accompagnerà per tutti i 75 albi della storia del West. Un'epopea, diciamo, una saga a fumetti veramente spettacolare, che io francamente continuo a consigliarvi, della quale io non specialmente ribadisco, questa nuova versione è veramente un qualche cosa di meraviglioso. Non potete non, tutti gli appassionati veramente non possono
non acquistarlo. Io non è che lo dico perché ci guadagno, ve lo dico da appassionato, a me piace tantissimo. Detto questo, care amiche e cari amici, il vostro nome da cronista non può fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del suo cuore, dandovi appuntamento, sempre a voi piacendo, per il mio prossimo video.